Secchi, la società ci sta tutto bene, direttore sportivo, amministratore delegato, tutto quanto, ci sta tutto bene, basta che fanno rispettare il coso dei tifosi che vogliono fare, che vogliono averci un bel campionato, vogliono avere una bella esposizione mediatica della Ternana in giro per l'Italia, in tutta Europa. Quindi ecco, questo che va bene così per me. È tornata comunque la Ternana l'anno scorso, abbiamo visto a Pordenone, no? Cioè, io non è che la seguo perché sono nato qua, però secondo me farà sicuramente un bel campionato. Questi grandi scienziati che criticano e dicono che andremo in Serie A per una vittoria che abbiamo vinto con l'ultima in classifica, non c'ha nessun senso. Piedi per terra e testa alta e fare bella figura in tutta Italia. La ringrazio. Non ho visto la partita, no, ho visto il risultato e basta, perché le due me l'ho proprio scordato. Così. Hai scordato di giocare sabato? Sì, no, dall'orario, le due, cioè, questi orari hanno 2, 4 e mezza, non si capisce più niente. Questo posso essere d'accordo, infatti è un orario del cavolo. No, lo spezzatino. Sabato prossimo, guarda, le 2. Ah, ok. Ce lo segniamo allora, sta poco. Però vabbè, siete contenti? Sì, belle ferie, fanno i punti. Noi finché portano a casa i punti siamo contenti. Grandi, grazie. Sabato alle 2. Alle 2 tutti perfetto. Collegati. Ciao. Io vengo da Roma, sono... Che tifo lei? Viene su della Roma un pochettino. Ah, ieri sto rigore. Non l'ho visto. Vabbè. Stanno migliorando, no? I primi momenti c'era un momento di preoccupazione, ma adesso si stanno risollevando. Siamo contenti. Non illudiamo, stiamo coi piedi per terra. Stiamo coi piedi per terra, speriamo che faccia dei buoni risultati. Volevo sapere che ne pensavate di questa vittoria a Pordenone, una Ternana che torna a essere spettacolare. Parlate con lì. La seguiamo. So solo che dice che il Pordenone è inesistente, quindi la Ternana non è che ha fatto una grossa fatica a vincere praticamente. Però insomma comunque sembra una vittoria. Una cosa che ieri dà un po' di sprint, via. Il Pordenone non è... Era una squadra... Però adesso iniziano anche le partite quelle un po' sulla carta più abbordate. E speriamo bene, speriamo bene. Sta vittoria a Pordenone 3-1. Beh, era ora pure. Era ora, cioè prima. Sì, sì. Beh. Mo speriamo di andare avanti. Mo sabato questo, col Vicenza, speriamo bene. Iniziano le partite quelle sulla carta un po' più... Beh, se no veramente. Speriamo. Dove possiamo arrivare? Beh, mi dà classifica. Ai playoff sicuro. Se andiamo avanti così. Surbo, come sta? Oh, bene, grazie. La Ternana pure. La Ternana meglio. Dunque, no, la Ternana ha ripreso il gioco dell'altro anno, mi sembra, no? Quindi Falletti e compagni stanno. Ma parte Pilo è eccezionale, Sorensen, che lo abbiamo tanto contestato. Speriamo domenica, sabato, no? Sabato alle 2. Ah, sabato alle 2. Un'altra bella vittoria pure lì. Andiamo. Perugia ci sta un po' più. Perugia purtroppo è forte. Mi dispiace da dirlo, piano, ma piano lo riprendiamo. Come no? D'accordo, Pulcio. Grazie, arrivederci. Che dice? Buongiorno, guarda i risultati. Più o meno no, perché sto guardando mia nipote che fa l'arbitra, allora volevo vedere dove? Con la ha fatto ieri la promozione. No. La promozione, sì. Sì. Va bene, si quando ha preso in pagella. Qui non c'è scritto, c'è scritto nome e cognome, ma il voto non c'è. Ero curioso per 1-0. Sì, per quella di sulla Ternana che ci dice. Dico che sta cominciando a prendere più forma perché prima precedentemente non stava ancora in palla, adesso stando in palla corre di più e ancora però deve correre di più Donnarumma perché ha segnato, però si deve ancora essere più veloce per poter andare meglio, è il mio pensiero. Ci mancherebbe, grazie, il suo che dice? Io proprio dalla Ternana sono nullo, che sport segue? Per tanti anni, io sono un pioniere. Del San Gemini. No, Luruzzi. Lei è del San Gemini. Io abito a San Gemini. È uno sport tradizionale. L'ho seguita per tanti anni, la prima A, no? Però adesso non la seguo più. No, su YouTube e Facebook.
Ah, ho capito, ho capito. Ce la può vedere stasera alle 8:30 su YouTube e Facebook. Su YouTube e sub, ho capito. Facebook. Ragazzi, ti ringrazio. Buon lavoro, buona giornata. Grazie. Senti, io lo so che non puoi parlare, Anthony, però ti devo dire che soltanto che tutti mi dicono Partipilo è tornato in grande forma. Ve lo vuoi dire? Rischio di cadere, eh? No, ma non posso fare dichiarazione. No, ho capito, però ti dico solo che tutti mi dicono che stai in formissima. Lo possiamo dire, sei di bene. Sì, vediamo, vediamo. Tutto a posto, sì. Sì, sì. Ti senti integro? Sì, sì. Beh, niente. Complimenti, buon passeggio. Grazie. Scatola amico tuo. La Ternana è una bella squadra quest'anno, secondo me. Secondo me l'organico è di buon livello, l'allenatore è capace. Dobbiamo lasciarli tranquilli. Le prime due, tre le abbiamo perse, ma ci può sta. Secondo me ci toglieremo qualche bella soddisfazione quest'anno. Grazie. Sì, sì. Grazie a voi. La seguo a distanza. No, non sono di Como, sono Ternano. Però la seguo a distanza perché è un legame tra... con Terni, ecco. Abbiamo vinto la prima partita fuori casa, visto? Beh, ho visto, ho visto. Sono informato, la vedo anche. L'hai vinto? Gioco bene? Beh, cioè, non l'ho vista la partita. Vabbè, sì, discretamente, sì. Speriamo che faccia come l'anno scorso, adesso, andando avanti. Tra le ali? Speriamo. Ma la salvezza penso che sia la cosa più... alla portata, alla portata.